Zombie Apocalypse. Ciao a tutti e a tutti, nuovo video di Chiriccio Vlog. Come state? Spero bene. Dunque, questo video di Chiriccio per parlare un po' con voi, anche e soprattutto per per stare insieme. Allora, innanzitutto volevo dirvi che in questi giorni non ho ancora avuto modo di fare video pulizie motivazionali, aiuto. Però li farò in breve. Aspettate un secondo, che siete storti voi, non lo so perché. Ok, eravate un po' storti, vi ho raddrizzato un po'. Allora, dunque, se mi vedete tutto lì dietro che c'è dello sfondo, ma non fa niente. Allora, vi dicevo, praticamente non ho avuto ancora modo di fare video di pulizie motivazionali, ma quando riuscirò le farò cominciando la mattina presto alla sera tardi, vediamo cosa ne esce fuori. Non lo so ragazze, anche perché il mio telefono non è come quello di una volta, che era Huawei, che teneva tutta la batteria fino a sera. No, non è così. Purtroppo il mio Xiaomi è un po' ciatterrimo, ma pazienza, perché non è un battery phone come il Huawei Y6, che vabbè, la luminosità non era granché, ma almeno, come dire, l'audio era perfetto, diciamo. Peccato che non so come ho fatto, ma come sono entrata in acqua mi è cascato, quindi l'ho distrutto, perché non l'ho fatto apposta, ma entrando in acqua, vuoi non vuoi, ti cade in acqua. Già, io la prossima volta che vado al mare cerco di avere una custodia portatile di quelli subacquee, ma spero che non debba capitarvi succedere niente al telefono, perché sarebbe una cosa bruttissima. E nulla, ho messo la presina per le zanzare perché qua non si può stare, piena di zanzare, allucinante. L'estate incomincia così. Poi dicono che in Sardegna tutto l'anno c'è zanzare, ma dipende, è a paesi, a zone di ogni paese in paese. Da me tutto l'anno non credo che ce ne siano, anche se alcuni hanno detto che in Sardegna fa pieno tutto l'anno di zanzare. Non credo, però io dico di no, non cadrò per niente. Aspettate un attimo, mi fanno prova a vedere se così va bene o così no, non va bene per niente. Perché? Perché la luce del lampadario praticamente è una schifezza. Sarebbe da cambiare la lampadina e mettere una più forte, ma io non voglio dirti salire su a mettere una più forte anche, no? Ma vabbè, e niente. Tanto quando vado a prendere qualcosa dai cinesi, ne acquisto una e va bene così. Cioè, dunque ragazzi miei, non ho messo il microfono perché stavolta, raga, mi provo a avvicinare a voi perché così non mi sentite meglio. Spero che mi sentiate meglio, perché il microfono non l'ho messo perché era troppo, non si sente bene l'audio, non è tanto buono, non lo so perché, e quindi niente, non ho voluto mettere, basta. Nel prossimo video parlerò di altri argomenti tipo inerente alla skincare. Lo so che l'ho già fatta, ma lo farò lo stesso perché mi piace parlare della skincare. Ho tolto quei video, non è che ho tolto, non faccio più quei video che volevo fare da mesi, che facevo ogni giorno e ogni mese, ma li voglio riproporre perché mi divertono e mi piacciono, e poi mi incentivano ancora di più a fare skincare, perché ho la pelle non distrutta, ma di più, quindi allora qua sopra sono tutta crepata,
No, voi non lo vedete, ma ho fatto un test in farmacia e sono tutta crepata. Ma cosa vuol dire? Che ho la pelle secca, secchissima. Lo so che non si può, sentire che è crepata, ma è la verità, ragazze. Scusate un secondo, io della batteria, un attimo solo. Vabbè, niente. La batteria ancora va bene. Comunque, niente. Sì, ho la pelle secca, ho fatto un test in farmacia, quel test lì che si fa per mettere. Allora, il telecomandino qua, non so come si chiama quella cosa che hanno i dottori, non lo so, un coso qui, che si dice? Si vede se qui hanno, come la lastra, no? Sarebbe, e ti dicono come sei qua sotto la cute. Pessima, 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 pessima. Non lo so perché, ragazze. Forse metto poca crema? Bevo poco? Può essere. Già. Scusate, mi sono tuffata un attimo perché dovevo vedere se era chiuso il cassetto del comodino che ho qua. Ne ho due di comodino, ma va, però, per dire voi. Già sto dicendo fregnacce, però è così. Sto dicendo stupidate, però. Per dirvi voi perché mi sono abbassata e niente. Cosa volevo dirvi? Sì, oltre alle video skincare che voglio fare, mi ho fatto anche il letto, come potete vedere dall'inizio, mi ho fatto il letto perché non potevo vedermi con il letto tutto sfatto. Quindi, ho anche la maglia casalinga, ma la casalinga oggi non l'ho fatta perché mi sono data, come direte voi, all'ozio totale. Perché? Perché volevo guardarmi di più i vostri video. Sì, ragazze. C'è chi dice che sono drogata di YouTube. E sarò drogata di YouTube. Non me ne importa un fico secco. Io mi piace fare YouTube. Mi piace fare video su YouTube e guardarli altrettanto. Che c'è di male? Peggio che fa cose non consone a se stesso, ma anche agli altri. Non voglio parlare di certi argomenti che non mi riguardano, diciamo la verità. Ma non, per piacere, non ditemi che poi faccio video da schifo, perché non è vero. Almeno io non dico parolacce, né non lo so, né bestemmie, neanche. Aspettate un secondo. Allora, non si può stare un attimo tranquilli perché c'era una vespa che mi stava entrando in camera e non lo so, boh, vabbè. E se torna di nuovo a venire, stavolta le do la caccia. Lo so che non si può sentire, però io le vespe, api, quel che è, mi fanno veramente talmente, non dico cosa, ribrezzo. Lo so che non è bello da sentirne, da udire, però è la verità. E quindi l'ho cacciata. Se ritorna, io stavolta non rispondo di me. Perché non so se sono allergica. Sono allergica tanto più che non faccio altro che, non so, non voglio dire cose brutte, però o la mando via o la mando via, ma non lo so. Perché mandarla via magari lei si spaventa e mi punge, quindi evito. Niente, ragazze e ragazzi, mi sa che sta di nuovo rivenendo e io devo anche chiudere il video. Che due palle, ma che due palle. Non ho detto altra parolaccia, solo ho detto che. Nulla, che like dico, vabbè, che due maroni così. Bene, ragazze, ragazzi miei, io ora vado e ci vediamo a un prossimo video. Perché, innanzitutto, adesso ne voglio fare un altro. Però chiudo la finestra perché qui mi stanno veramente rompendo le scatole queste vespe. Io non le sopporto, io non so cosa ho fatto di male. Perché le vespe mi devono rompere le scatoline? Boh. Niente. Poi non è una vespa, è un'apertura diverso. Non ho capito perché mi deve cercare a me. Boh. Sono 9 minuti già che sto parlando delle api o vespe, perché, vabbè. Niente. Ciance le bande, bando le ciance, come suol dire qua su YouTube. Non lo so, penso che adesso finisco di fare altre cose e poi vediamo un po' se mi riesce di chiudere la finestra, non lo so, vediamo.
Nel frattempo vi tengo un po' compagnia con altro, dai. Un attimo solo. Allora, ragazze mie, vedete? Sì, sono qua. Dunque, ho dovuto per forza far sì che se ne andate via, che se ne andasse via l'ape, quello che era lì, cioè l'ape, la vespa. Perché? Sapete perché? Perché praticamente io non le sopporto, non lo so. Però adesso io faccio in modo, la metto con la coperta lì, la piego, la rimetto a posto e poi posso fare altro. Quindi non l'ho cacciata, se n'è andata via da sé, non c'è più, ma io non apro per un bel po' la finestra. Perché voglio evitare che i miei entrano con i maledetti insettacci in camera mia. Perché poi una volta che entrano, non voglio sapere cosa mi faranno. Pungono, ovvio. Se le minaccio, cosa, pungono, vabbè. Sto dicendo troppo? Dopo, dai. Ok, adesso vado a mettere a posto la coperta, dai. Ho già. L'ho detto e poi non lo sto facendo. Eccomi qua, vedete? Sì, spero. Sì, però con la testa tagliata, non va bene. Aspetta un secondo. Ok. Sperando, sì. Vabbè. Lo faccio andare bene, dai, non importa. Nel frattempo metto sistemare sta coperta, che ne ha veramente di bisogno di essere sistemata. Perché tanto io ho caldo adesso, quindi non ho più voglia della coperta. Quante volte lo ripeterò, non lo so, però non ne ho voglia. Allora, di qua e di qua, ok? Bene, no, voi non la potete, non so se lo vedete bene, però l'ho tirata per benino, come si suol dire. E ora sì, ecco qua. Non so cosa vediate voi, però eccoci qui. Vedete? Ora la coperta è bella piegazzata, bene. A regola d'arte non diciamo proprio, però almeno è piegata, bene. Ora la stiamo dentro l'armadio e dopo. Ok. Un attimo solo. Ok, la coperta è messa lì, va bene. In questo armadio di qua. E adesso, come si suol dire, cerco di sistemare il mio zaino, ok? Quindi vi metto dall'altra parte adesso, va bene? Vi metto di là. Da questa parte di qua, vedete? Di qua, mi metto qua, da sta parte. Bene, ragazzi, adesso prendo il mio zaino, lo prelevo, va per terra e ci metto altre cose mie. Perché l'altra borsa, come potete ben vedere, aspetta. In questa borsa, come potete ben vedere, c'è, come si dice, c'era il mio portafoglio barra portaspicci, portamonete sarebbe in pratica. E la voglio togliere adesso, vabbè, non voglio, non si sente, non la porto per un bel po' e utilizzo lo zaino che mi leva. Poi sto un po' col fazzoletto, non potete vedere, perché se ne frega. Comunque per dire che già la uso questa borsa, è bellissima, vedete quanto è capiente. Non capientissima, però ci sta quello che ci sta. Qua, si chiude così. C'ha la cosa qui, il... Sì, si è capito. Poi, un attimo solo. Un attimo, ragazzi. Mi tuffo e vengo. Dunque, ragazze mie, allora. Questo è lo zaino che dentro c'è acqua micellare. Acqua micellare dell'Avène, vedete? Già. Avène. Dell'Avène.
discreti struccanti, sì, discreti struccanti, ciao, salviettine struccanti della Fashion Clean. E vabbè, qua sono tutte le cose che ci devono stare dentro, e le mie solite taschine che quando me l'hanno regalata, ecco qua la marca inutile che ve lo dico, tanto l'avete vista migliaia di volte nel video, che migliaia, quelle poche volte che l'avrete visto di sicuro, tutto secondo niente. Allora, mi sembrava che la rotazione, il rotatore del telefono fosse messa bloccata, invece no, scusate, una piccola sciocchezza, volto verificare. Poi ho messo cose da donne, un taccuino per segnarmi le idee di YouTube e non solo, un altro pacchettino di fazzoletti e sempre il vostro solito amato specchiettino che mi noterete in qualche video tutorial YouTube di make up, ecco qua, vedete? Si vede? Sì, si vede. E niente. E qua cos'altro vediamo qua? Niente, il mio solito specchio per specchiarmici. Ah, mi ho dimenticato di prendere, aspettate. Se non faccio casino, ok? I miei porta monete, un attimo. Allora, disinfettante per le mani della Kiko, non Kiko, ma Kiko. Questo qua. Che lo metto qua in borsa, che vabbè. Poi altro video che riempio di la mia borsa, sta tutto nel WhatsApp, ma è vero, ma riempio la mia borsa, ma video che dice vlog di altro genere. Lucio è la mia, un po' sporca, un po' sozzino, vabbè, la mia custodia per gli occhiali, se ce la faccio a dirlo, con dentro appunto la sua pezzettina, la sua pezzetta per pulire gli occhiali, e questi ovviamente già lo si vede che sono gli occhiali, e la metto qua dentro, vedete dove la sto mettendo, qua dentro, tanto ci schiappo tutto dentro. Questo spicci ce lo metto qua dentro, ossia qua in quest'altra tasca, perché qua c'ho questa mascherina per non si sa mai le esigenze più importanti ovviamente, e qua ci metto questo portamonete, dai, via, lo chiudo, mi riuscirò a chiuderlo, non lo so, chiuso, ecco qua, fatto. Qua ci metto questa qua, vedete cos'è, un'altra mia, un altro mio portafoglio con le borchie, come potete ben vedere, perché la quadratura è storta, io non ho capito. Comunque questo è il mio portafoglio con le borchie, qua, ce l'ho messo qua, lo inserisco qua dentro, vedete che l'ho inserito qua dentro, non si vedrà mai la mazza, però fidatevi. Poi cos'altro c'è? Niente, l'agenda e i libri non li porto, tanto leggo poco, niente, se voglio leggere leggo qualcosa, direte leggo qualcosa direttamente a casa. E che altro ne posso prendere da qua? Ah sì, la mia acqua profumata ogni tanto me la porto presso, ma adesso non mi pare il caso perché tanto sono a casa. E poi vabbè, i trucchi intanto mi porto un lucidalabbra, se non che un porta trucchi piccolino proprio a stretto secondo, tipo questo qua della Rimmel, questo vedete, Rimmel London, sì, questo qua, questo se voglio prendere per esempio lucidalabbra, mascara, quel che è, tipo blush, e per fare i miei soliti ritocchini quando alla veloce, quando sono in giro, utilizzo questo qua e sono a posto. Vabbè, mentre lo metto qua, lo metto, guardate, lo sto infilando qua, però se voglio per esempio ritoccare lo faccio in giro, ma mi fermo perché non voglio sbavare o fare cose schifo e strane, va bene? Niente. Allora, qui ci ho messo tutte le cose che devo metterci, le chiavi ovviamente, ve l'ho detto che le metto, ma al momento sono attaccate alla serratura della mia, della porta di casa mia, e vabbè. Allora, ops, stavo cadendo, scusate. E l'altra borsa l'ho messa di là sulla sedia, adesso la faccio vedere, un attimo che metto a posto perché c'è un casino allucinante.
Allora, come ragazze, dunque, sì, lo so, sono tutta pazza perché ho questi capelli da spavento, ma tra un poco chiudo il video e mi metterò a montare il video come mi ho solito fare. Dunque, avete visto già abbastanza del mio video di oggi e in un altro video, non lo so quando sarà perché ti avevo appena accennato quel video. Praticamente, quando fa registro, no, che video, cosa sto dicendo? Che il telefono fa storie perché mi si scarica in continuazione ma non fa niente. Io proseguo perché sono testata e più testarda così non si può. Allora, praticamente, allora aspettate un secondo. Eccomi qua. Allora, dunque, ho messo a posto una borsa, quella che vi ho fatto vedere prima, della Gucci o quello che è, come voi la volete chiamare. Perché siete così storte? Non ho capito. Allora, scusate i cani che abbaiano sottofondo. Però non ci posso fare niente, ho appena aperto la finestra e la latte era ancora lì, quindi devo evitare aprire la finestra assolutamente, assolutamente. Allora, sì, il telefono è quello che è, quindi mi devo tenere il telefono che ho, perché al momento non ne prendo altri. Quando aggiusterò l'altro che ho, Samsung A13, potrò fare video con quello. Un attimo, devo sistemare questo. Scusate. Allora, siccome io bevo poco, come si fanno queste cose qui, queste pastette qui, all'angolo della bocca che sono antiestetici? Sto cercando di bere di più, ma niente, ogni tanto mi si formano queste schifezze qui. Non ci posso fare niente, non è altro, non sono le medicine che prendo, bugia. Sono perché bevo pochissimissima acqua. Che ci posso fare? Niente. Quindi devo bene stare aspettata un attimo che vi sposto. Ok, bene, allora sì, vi ho messo da una parte che si vede la scrivania e dalla parte che si vede l'armadio perché si vede meglio il video, vabbè. E nulla, oggi cosa ho fatto tutto il giorno? Ve l'ho appena accennato, ho fatto proprio zero cose per praticamente mi ha pulito un po' le vetri, ma tanto sono tornati sporchi perché più vedi mosche in giro, più le ammazzi, più si sporcano i vetri. Domani mattina mi sa che gli metto di buona lena a pulire i vetri. Ah, se mi avete grattato la testa, non perché abbia pulito o forfora o chissà che cosa. Mi viene un'automata diretta nella testa, non è disagio né niente, non mi preoccupate. Ce l'ho di vizio di fare la scimmietta. E vi giuro, non lo faccio apposta, ce l'ho di vizio, così. È una cosa che mi viene così, in automatico, chissà per quale motivo. Come quelli che si grattano il naso, o fanno così, o vabbè. Insomma, tutti abbiamo un vizio che prima o poi dovremmo togliere. Però, se non ci, non so dire, se ci siamo capiti, non dobbiamo levare i vizi che abbiamo, perché dipende dal vizio, ragazze, comunque. A parte questo, cosa volevo dirvi? Che non voglio più preoccupare di troppe cose che riguardano sia il mio canale YouTube che la mia persona che sta su YouTube. Quindi se faccio troppe cose che a me non piacciono su YouTube, me ne frego. Non arrivo. Poi se non arrivano le visual, pazienza. Però almeno mi sto divertendo su YouTube. Non me ne importa niente. Mi piace divertirmi su YouTube a fare video di make-up, video di motivazionali, video che poi motivazionali non mi risulta che li stia tanto facendo, almeno che non faccio il letto, che non lavo la mia camera, che non lavo il bagno, però quelli non sono video motivazionali, ditemi voi se non sono video motivazionali, sì che lo sono, solo che io li faccio così, tanto per, no, tanto per non mi pare, penso che siano video che incentivano la gente a pulirsi la casa, come per il resto di tutte noi donne. E allora perché alcuni, non lo so, vabbè, forse perché mi hanno detto che io non faccio video motivazionali. E quelli cosa sarebbero? Non sono video che piacciono? Sì, dai. Va bene, dai, ragazze. Siamo giunti al termine. Io non so ancora cos'altro ho combinato, ma nel frattempo intanto controllo se la batteria come sta andando, scusate. Al 22%, va benissimo, dai.
adesso io voglio cercare di mettermi a posto la roba che ho, perché ne ho tanta di roba da mettere a posto, e a dopo. Allora, ho un sacco di roba, non so se voi la vedete, ma guardate quanta roba ho qua. Potete ben capire la roba che ho qua. Già. Ecco perché adesso mia nonna è entrata per la camera a dirmi se voglio sistemare la mia roba. E certo che sì, ovvio. Ci mancherebbe solo quello. Allora, se vedete che vi sto raddrizzando è perché non voglio che siate troppo giù con la telecamera. Che vedete almeno a me. Allora, se mi vedete adesso giù, adesso ve lo ribadisco. Sto sistemando la mia roba, ovviamente, non so come vediate. E mi metto anche a scuotere il fatto che posso la roba, così la metto dentro l'armadio, ok? Abbiamo fatto un sacco di cose, dai, insieme. Devo fare sempre la solita roba monotona, capito? I miei video monotoni, mi metto a posto la roba, anziché farla sempre mettere a posto mia nonna, non ne posso più, perché sempre lei deve mettere a posto. Non perché non la posso, non mi piace, però preferisco fare tutto lì. Aspettate un attimo. Stop e torno. Metto a posto una mutanda e torno. Scusate, mi ero dimenticata di. Come dire? Di. Non mi viene la parola precisa. Di. Accendere il rec di nuovo, cioè di accendere la pausa, di riprendere il video. Allora, altre mutande da mettere a posto, va bene, c'è già come accendo. È la verità, quindi ora la faccio, stacco e torno. Ho preso il mio primo appiccapanni, ovvero appicca, che sto proprio, ho capito, ma non ce la farò mai. Appendipanni, ho preso il mio primo appendipanni che ho trovato e poi non so se si può sentire, però non so come chiamarlo, quindi questo è internet. No, scherzo a parte, questo non so come si chiama in italiano, questo appendipanni, penso di sì, si chiama così, altro non saprei, ragazzi. Lo prendo qua e un altro appendipanni, perché appiccapanni è in inglese e non vorrei mai inorridire chi mi sta ascoltando, quindi no. Meglio di no, quindi meglio dire appendipanni, giustamente, no? Ecco qua, un'altra maglia da appendere, vedete? Si vede qualcosa, sì? Aspettate un secondo, ok, sì che si vede. Poi, un altro vestito da mettere a posto. Aspettate un secondo, allora devo andare di là un altro. Dunque, ho preso un altro appendipanni e metto a posto questo vestito che mi piace da morire, è un po' strettino però, è perché forse perché sono ingrassata, non lo so, e non mi interessa, non mi piace, non mi piace dire così, però è la verità, questo mi piace a matti e nonostante sia stretto, però lo amo e mi piace. Allora, vestito che mi piace tanto. Cosa devo fare? Ah, altri appendipanni da prendere. Bene, molto bene. E sentite il rumore perché si prendono sempre queste cose qua. Allora, dunque. Ecco qua. Altro vestito che non so se vi piace, però a me piace da matti. Vedete che bello, bellissimo. Ve lo accosto. Non entra manco quasi nell'inquadratura. Poi, poi. Allora. Sembra un cane che si morde la coda, ma vabbè.
stavo girando tutto attorno e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza, tan 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 tan. Chissà se YouTube lo blocca questo video, perché non voglio. Però è bello di tanto cantarsela, via. E gira tutta la stanza, mettersi in danza, danza. Ragazzi, è troppo bello così. Essere in armonia con voi. Troppo divertente. Ho quasi finito, ragazzi. Allora, l'ultimo appendi i panni e ho terminato. Ho bisogno di in spagnolo. Oggi lo so, sono un miscuglio di dialetti, lingue e così via. E vabbè, pazienza. Allora, dunque, questa la metto nel reparto pigiami perché è meglio così. Deve esserci troppo caldo per le maglie troppo lunghe. Questa la metto in primavera barra autunno, questa maglia che l'ho messa però al contrario, tipo pipistrello. Ecco, questa è la mia maglia del pigiama. Non me la metto più adesso perché col caldo oscena, che fa? Anche no, grazie. Vedete che stoppo? Allora, vi ho detto, col quale sotto che paio, non so se lo sentite, ma vabbè. Alcune parti le velocizzerò se non lo finiamo più. E dunque, a parte la fanno però, ma vabbè, dettagli. Il video finisce qua. E ci vediamo al prossimo video, appunto, ok? Perché devo editare, fare cosa, quindi non lo so. Oddio, mi sta anche scaricando la mattina. Vabbè, niente. Ci sentiamo al prossimo video. In primis, ricordatevi di mettere un bel like di supporto, un commento, like, commento. E se vai, iscriviti e attivate la campanella. Per non perdere i prossimi video, aggiornamento sul mio canale YouTube. Ciao. Aspettate un secondo. Ciao, vi voglio bene. Ciao.